Salve amici, ben ritrovati. Come avevo detto prima, avrei tirato fuori un altro gioco del mito. Qua siamo con Tapper della Bally Midway, un gioco veramente eccezionale, soprattutto se pensate alla dinamica. E in pratica funziona in questa maniera: innanzitutto guardate la solita grafica a risoluzione altissima, tipica di Midway. Ok, semplicemente noi controlliamo questo barista. E cliccando due volte dobbiamo caricare il bicchiere e poi tirarlo fino a che non spariscono tutti i customer. Gli avventori del locale spariscono quando abbiamo finito. Il nostro personaggio concluderà con una scenetta il gioco. Allora, dicevamo, sembra banale, in realtà non lo è, perché è molto tattico. Cioè dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare, perché alcuni si scolano la birra prima. Come vedete, se cade il bicchiere è lo stesso effetto di come se prendiamo la mancia. Vedete, poi i banconi sono anche più lunghi, quindi ci sono anche parecchi cabinati che erano brandizzati, tipo c'era quello della Bud, scatta un po', però devo essere sincero, non è fluidissimo. Ok, no, un altro. Mangia la minaccia sua. In realtà potrei andare avanti all'infinito, ma poi ne arrivano veramente troppi. Come sta succedendo a me. E quindi vi infilate in una specie di loop in cui non so perché, tra l'altro, il jingle non va velocissimo. Ce n'è una versione per Commodore 64 stupenda. No! E qua mi sono fregato da solo. Ho fatto distrarre l'avventore e poi. Comunque ci sono delle tattiche che se li vedete, questa qua è la versione benzata Budweiser, ma ce ne sono diverse. Ok. Una, due, tre, quattro. Ok, quella di mezzo è quella che non è stata ruotata. Per seguirla con l'occhio e poi scoprire quale non è. Ok, perfetto. Allora, ricominciamo. Ok, evento all'aperto, personaggi dello sport. Ok, no, ho sbagliato, altrimenti l'avevo fatto. Peccato. Come dicevo, dopo un po' se cominciate a incasinarvi, non ce la fate più, avete per forza bisogno di prendere la mancia, in modo che non distraete qualcuno. Non c'è bisogno di tornare indietro, chiaramente, qui. Se arrivano alla fine del bancone, vi linceranno, come è prassi negli Stati Uniti. Ok. Qua, ne ho tirato uno di troppo. Come vedete il gioco non è per niente facile, bisogna perderci un po' di tempo, però è fondamentale l'occhio e anche un po' di vista laterale, oltre che un minimo di tattica e tempistica, chiaramente. Mannaggia, porca miseria, ce l'avevo fatto! No! Olè, ho tirato un bicchiere di troppo, ma diciamo sono stato bravo a intuire. C'è un tasto solo il gioco, me ne rendo conto adesso, io mi trovo adesso due. Dopo un po' dell'abitudine un pochino ai vari personaggi, sapete quante ce ne sono per ogni fila. Ok, la mancia è fondamentale qua, altrimenti è abbastanza casuale il modo in cui si blocca, no? Quindi ok, erano 3, ora erano 4. Ok, tanto c'è una versione bellissima per 64 a cui prima o poi giocherò. Devi sapere che a me i giochi del 64 mi mettono una malinconia incredibile, quindi cerco di evitare quelli che proprio mi mettono malinconia, perché sennò io sono una persona molto malinconica, dovete sapere.
quindi poi magari ci penso quando ci ho giocato, le musiche mi fanno pensare, non lo so, i ricordi sono una cosa strana, se li vivete un po' da poeta fanno bene fino a un certo punto. Ecco qua, mi ho perso il bicchiere. Oh, abbiamo guadagnato una vita in qualche modo. 1, 2, 3. No! Una piccola ingenuità mi ha fatto fregare. Lasciamo perdere la mancia questa volta. Quello è riuscito a bersi la birra là. La vado a prendere questa volta, se non si blocca, non c'è poco da fare. Naturalmente se le acchiappate subito, le tirate subito via. Se ve li tenete, poi scoleranno birre una continuazione, quindi... Tanto è importante fare i punti nei giochi, quindi potrei andare avanti. Ecco qua, mi è scappato un bicchiere. Ok, prima partita l'abbiamo fatta. 6 minuti e 19 secondi, non mi sono guadagnato la mia monetina, nonostante sia primo. Vediamo se ci riusciamo con la seconda. Oh, ben 6 ascoltatori, 8! Beh, ragazzi, sarebbe bellissimo. E peccato che io debba andare a mangiare fra un po', e quindi vi dovrò abbandonare. Però vi aspetto dopo, perché magari giochiamo col Commodore 64 questa sera. O col Nintendo, vediamo. Come avete notato, sono anche gli alieni, che si vengono a scolare le bile sulla Terra. Ok, come vedete il pattern del primo livello è abbastanza chiaro. Se riuscite a tenere il pattern è abbastanza semplice. Però guardate quanta giocabilità c'è in un titolo così semplice. Cioè, mi trovo in difficoltà pure a parlartene perché è tutto gioco praticamente. Mangia i commenti che non vedo. Ok, quante ne sono rimaste? È 2. Praticamente è solo gioco, dovete soltanto pensare a giocare. Stavolta è andata un po' più liscia. Perché non è che mi piace, perché il fatto che sia andata più liscia vuol dire che 4, ok, quella che non ha, l'ho persa, e stavolta l'ho persa. Ora ne battezzo una e speriamo bene. Infatti, niente da fare, già spruzzata in faccia, niente punti, erano ben 2000, peccato. Però l'ho persa distraendomi a parlare. Ok, proviamo a fare il giro all'inverso questa volta. Ok. Ah, peccato, mannaggia la miseria. Quante volte arriverete proprio all'ultimo? Sono 3, sì. Se ci avessi qualcuno che mi dice a ogni cosa quante bile devo tirare, sarebbe facilissimo. Ecco qua, ho sbagliato io, altrimenti l'avrei finito. Mannaggia la miseria. No. Se siete convinti di riuscire, potete anche, nel senso che sono abbastanza lontani, potete anche tirarle un po' vuoto, perché i bicchieri che tornano sono la più grande piaga a un certo punto, chiaramente. Potete andare a prendere il bonus, ma non mi conviene, anche se boh. Come dicevo, quando si comincia a incasinare fate soltanto i punti, perché se riuscite a passare il livello è veramente difficile, perché comincia ad arrivare il bicchiere da tutte le parti, vedete? Anzi, questo qua mi è proprio arrivato addosso. Ecco qua. Boom! Mi hanno tirato dentro il... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guardate quanti bicchieri sono tornati indietro. Tanto conviene andare incontro ai bicchieri, perché se aspettate è finita, eh. No! Ho tirato il bicchiere giusto dove non c'era nessuno. Vabbè. No! Ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, mannaggia la miseria.
Ok, la signora l'abbiamo sistemata subito. 1, 2, 3. Le donne che giocano a tennis bevono più degli uomini, abbiamo scoperto. No, era rimasto uno, peccato che non l'ho visto, altrimenti avrei finito il livello. Abbiamo finito lo stesso, wow! Wow! Commenti 4, ragazzi, purtroppo non li vedo i vostri commenti, mannaggia la miseria. Metto un attimo in pausa, così magari riesco a guardare qualche commento. Ok. Ritorno qua, purtroppo non li vedo, ragazzi, Facebook è impietoso. Quindi mi spiace se state commentando qualcosa di divertente, non lo posso vedere. Gestire una partita, magari poi li riprenderò dopo. Spero che a molti di voi questo excursus, perché c'è gente che mi segue sempre, io li ringrazio naturalmente. Questo excursus nella storia dei videogiochi faccia più che bene, faccia capire che forse non c'è soltanto Pac-Man, Pong e tutto quello che abbiamo visto, che vediamo nei servizi dedicati, sui libri dedicati, insomma sì, sono sicuramente dei giochi che sono stati più importanti di altri, ma voi non immaginate quanti di questi giochi siano stati fondamentali per lo sviluppo dei prodotti successivi. Ecco qua, ah, ancora c'è una vita, bellissimo. Sto dicendo, non immaginate quanti ce ne sono che sono serviti per lo sviluppo dei prodotti successivi e non sono noti, perché semplicemente non hanno avuto, oppure sono prodotti che le persone con cui giocare ai 6 giochi sono troppo piccole per poter avere apprezzato. E niente, andata dritta. A che dire? Allora, Tapper, naturalmente la grafica l'avete riconosciuta, è Bally Midway. L'anno era il 1983, è stato convertito in una montagna di sistemi, tra i quali il Commodore 64, che vi farò vedere, anche quella ha una grafica molto molto strana, e anche quella molti goodies. C'era questo tutorial all'inizio, vi spiegavo come giocare, perché non è per niente semplice. E io vi lascio adesso per tornare dopo, così vado a fare la mia meritata cena e a scrivere anche qualche altra cosa di Air Direction per i videogiochi. Sto per uscire il nuovo libro. Chi è che non conoscesse il libro precedente, Art Direction per videogame o per multimediali, è il testo che faccio usare ai miei studenti, una cosa senza pretese. Se lo volete, oltre a trovarlo su Amazon, semplicemente me lo chiedete, io vi regalo il PDF, perché non ho nessuna intenzione di fare soldi con l'editoria. Quindi, un grossissimo saluto a tutti e ci vediamo dopo per un picchiaduro che non so qual è, per il Commodore 64. Dipende da come, naturalmente se c'è qualche suggerimento per stasera sono ben lieto di accontentarvi. Un saluto a tutti e fammi andare a mangiare, va che è quasi ora.